Il mondo alla radio. Quali paesi si stanno riprendendo più facilmente dalla crisi economica legata alla pandemia di Covid? E soprattutto, si stanno generando nuove disuguaglianze a livello sociale anche per colpa di questa pandemia? Benvenuti all'ascolto di questa seconda parte del Mondo alla Radio. Dunque l'economia mondiale stenta a ripartire, ma soprattutto la ripresa non è omogenea. Il rischio è che dopo questa pandemia ci saranno masse della popolazione del mondo nettamente più povere rispetto a prima del Covid-19. Allora sentiamo questa scheda di Marina Tomarro. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo le stime del PIL mondiale al più 6%. Per il 2020 la perdita sarà del 3%. Forte il rimbalzo dell'economia statunitense, nel 2021 al 6,4%. Decisamente più fiacca invece la ripresa nell'area euro, al più 4,4% quest'anno. Bene soprattutto Spagna e Francia, meno Italia e Germania. Il rischio comunque è che in tutti questi paesi la disoccupazione cresca a dismisura, facendo così aumentare anche la povertà. Secondo la Confederazione Europea dei Sindacati, il numero dei lavoratori poveri è aumentato negli ultimi 9 anni nella maggior parte degli stati membri dell'UE. La Confederazione propone che la direttiva sul salario minimo proposta dalla Commissione Europea nell'ottobre 2020 preveda una clausola che impedisce che questi salari siano fissati al di sotto della soglia di rischio di povertà, fissandoli al 60% del salario medio. Accelera invece la corsa all'economia cinese, che non si è fermata nemmeno nel 2020 e che nel 2021 farà registrare un più 8,4%. Dunque, come avete sentito, una ripresa non omogenea che risente tra l'altro di vari fattori, ad esempio del ritmo di vaccinazione, dello stato dei conti pubblici prima del coronavirus e del tasso di innovazione. Pensate che solo il settore turistico globale ha perso 1.300 miliardi di dollari nel 2021, questo appunto a causa delle restrizioni ai viaggi causate appunto dalla pandemia. Lo scenario internazionale dunque rimane, lo diciamo, molto complesso. Per esempio l'episodio della Ever Given, la nave che si è incagliata a Suez, ha messo a nudo in qualche modo le fragilità delle cosiddette supply chains globali, ovvero delle catene di forniture dei vari materiali, delle varie materie prime. E poi la caccia alle terre rare, cruciali per molte industrie ad alta tecnologia, potrebbe aprire anche un nuovo terreno di scontro in Africa. Anche di questo parla uno degli ultimi rapporti di istituto ISPI, dalla geoeconomia del coronavirus. C'è comunque chi sta già vedendo la ripresa, questo ci dicono alcuni dati. Allora sentiamo Davide Tentori dell'Osservatorio Geoeconomia dell'ISPI. La pandemia ovviamente ha avuto un impatto economico molto forte un po' su tutto il mondo. Però ci sono delle aree che ne sono uscite, o quantomeno ne stanno uscendo meglio rispetto ad altre, anche perché magari hanno saputo affrontare con maggiore tempestività e anche con una forse migliore efficienza la diffusione dei contagi, riuscendo a contenere più rapidamente la pandemia e quindi a favorire anche una riapertura delle attività e una ripresa economica più rapida. Ovviamente l'esempio più chiaro, che è abbastanza sotto gli occhi di tutti, è quello della Cina, che essendo uscita per prima ha potuto ripartire, quindi rimettere in moto le attività, con una crescita del PIL che comunque è stata positiva anche nel 2020, e questo ha trascinato in un certo qual modo anche i paesi comunque della regione. Da una parte legati anche in maniera molto significativa all'economia cinese come il Vietnam, ma anche altri paesi della regione come ad esempio Taiwan e la Corea del Sud, che hanno invece adottato strategie di contenimento sanitario molto efficaci. Questo ha determinato che a livello globale c'è stata anche una ridistribuzione del potere di mercato tra i vari paesi, con appunto la Cina e il sud-est asiatico che hanno guadagnato sia in termini di esportazioni che di importazioni rispetto invece all'Unione Europea e agli Stati Uniti, che
hanno subito invece delle perdite. Ecco, dunque questi benefici non sono stati, tra virgolette, redistribuiti in modo omogeneo a livello planetario. Intendo i benefici che possono arrivare da una ripresa economica dopo, diciamo, i lockdown. Sì, diciamo che una parola molto importante su cui bisognerà fare sicuramente luce e monitorare nei prossimi mesi sarà quella della disuguaglianza, perché si tratta di un fenomeno che potrebbe essere in aumento non soltanto a livello internazionale tra gli stati, in base appunto ai dati che ho brevemente presentato prima, ma anche soprattutto all'interno degli stati stessi, perché la crisi economica generata dalla pandemia si andrà ad innestare su un contesto nel quale le disuguaglianze, pensiamo per esempio alla distribuzione del reddito, erano già aumentate negli anni precedenti. Quindi il rischio che ci sia, una volta che poi anche gli strumenti di contenimento e di sostegno sociale come la cassa integrazione per esempio andranno ad esaurirsi, ci sia un aumento della disoccupazione, un aumento ancora più pronunciato della povertà. Pensiamo ad esempio che secondo la World Bank nel 2020 più di 120 milioni di persone sono entrate in povertà a livello globale, e anche in termini di accesso a servizi pubblici fondamentali come soprattutto l'istruzione, a causa anche della dell'obbligo di comunque avere lezioni a distanza che impongono una digitalizzazione, anche la possibilità di avere accesso a infrastrutture digitali moderne ed avanzate. C'è chi dice che appunto questa pandemia ha messo in luce tutti i difetti di una forma di capitalismo che punta solo al consumo delle ricchezze del pianeta. Andare controcorrente e risalirla è faticoso e rischioso anche in campo economico e sociale. Il salmone, dunque, la metafora utilizzata nell'ultimo saggio di Gaetano Fausto Esposito, economista e direttore dell'Istituto Tagliacarne, per descrivere la necessità di avere un rapporto più eterodosso e diverso della visione del capitalismo. Ma è davvero possibile? Allora sentiamo che cosa ci ha detto Esposito. Ma sicuramente sì, e per la verità era già in marcia un processo che portava a una nuova visione del capitalismo. Diciamo che forse il vero spartiacque è stato rappresentato dalla crisi del 2007-2008, che ci ha indotto a riflettere come il capitalismo di tipo liberistico, anzi neoliberistico, avesse di fatto portato uno sconquasso. Ricordiamoci che nel 2007-2008 il capitalismo americano ha diffuso un virus, non un virus sanitario, ma un virus finanziario che si è propagato in tutto il mondo. Direi che questa pandemia ha anche in questo caso accelerato dei processi, perché da un lato ha fatto capire come l'approccio individualistico, un approccio basato tutto sul tornaconto personale, sia un modo inappropriato per affrontare non soltanto la pandemia, ma anche quelli che sono i problemi di relazione e di mercato con gli altri. E dall'altro lato sta diffondendo un nuovo senso di solidarietà, non soltanto tra le persone, ma direi anche molto tra le imprese, che si iniziano a guardare tra di loro e a capire come insieme possono affrontare in maniera diversa e molto più strutturata quello che sarà un futuro post-pandemico, che sarà sicuramente un futuro completamente diverso anche dal punto di vista di mercato di quello che esisteva prima della pandemia. Ecco, Esposito, lei quali possibilità di ripresa vede in questo momento soprattutto per l'Europa? Ma ora, se noi dovessimo stare alle previsioni dei principali centri economici internazionali, l'Europa e direi più in generale, tranne gli Stati Uniti, sono accreditati di una crescita molto più bassa rispetto a quella per esempio dei paesi orientali, tipicamente la Cina. Diciamo che probabilmente l'Europa in questa fase è chiamata a
ripensare, sotto alcuni aspetti già lo sta facendo, è chiamata a ripensare sia il suo modello di sviluppo sia il suo stesso modello capitalistico. Diciamo che in Europa ci sono due paesi che hanno tradizioni molto vicine a questa fase di ripensamento. Uno è tradizionalmente la Germania con il suo approccio ordoliberale e quindi con un capitalismo sociale di mercato tradizionalmente, diciamo, era abbastanza vicino ad un approccio più solidale rispetto ad esempio a quello del capitalismo inglese e più generale anglosassone. L'altro è l'Italia. In Italia, come sappiamo, per lungo tempo si è discusso di quarto capitalismo, si è discusso del capitalismo dei distretti industriali, si è discusso del capitalismo delle medie imprese che in qualche modo aiutavano l'ambiente circostante a svilupparsi e contemporaneamente traeva un alimento dall'ambiente circostante. Ecco, io credo che l'Europa debba riflettere su di una integrazione tra queste due forme capitalistiche, quello tedesco, che sicuramente considerato il ruolo della Germania in Europa, quello è Genova, e il capitalismo italiano, che è molto più un capitalismo di territorio, molto più un capitalismo legato alla società, per, mi passi il termine, meticciare queste due forme e puntare verso una forma di capitalismo che ha nell'impresa il suo motore, quindi un capitalismo imprenditoriale, ma che nei valori più ampi, che sono i valori di cultura, i valori civili, un punto di riferimento. In altri termini potrebbe essere una forma di capitalismo imprenditoriale civile. E allora avete sentito Esposito che ha parlato dell'Europa e soprattutto dei vari percorsi che appunto si possono percorrere per creare sviluppo. Ma diciamo noi, ce la farà il vecchio continente a riprendersi, stretta tra Stati Uniti e Cina, che hanno già ripreso a correre? Sentiamo ancora Davide Tentori. L'Europa fino a questo momento potremmo dire che ha tenuto abbastanza bene sotto il profilo della coesione sociale e della disoccupazione, perché come dicevo i meccanismi di cassa integrazione e altri comunque servizi di welfare vengono tutte erogati, pensiamo ad esempio all'Italia, però chiaramente questa situazione non potrà durare per sempre e arriverà quindi il momento in cui la crisi volenti o nolenti presenterà il conto. Quindi ci potrebbe essere sicuramente nei prossimi mesi un aumento della disoccupazione ma anche della povertà, questo peraltro è un fenomeno che purtroppo abbiamo già visto in maniera abbastanza evidente, soprattutto colpendo alcune categorie professionali. L'Europa ha anche visto ridurre un po' il proprio ruolo internazionale con una riduzione dell'export. Pensiamo per esempio all'Italia, che è un paese la cui crescita dipende in maniera molto cruciale dalle esportazioni, che sono calate drasticamente. Abbiamo visto però una parziale ripresa nella parte finale del 2020 e sicuramente anche con appunto una progressiva uscita dalle restrizioni ci dovrebbe essere una ripresa economica che permetterà di ripartire, quantomeno speriamo, dalla seconda metà di quest'anno. Senta, gli Stati Uniti stanno facendo anche tra l'altro dei grossi investimenti pubblici, un grosso piano economico. Voi vedete per gli Stati Uniti una luce in fondo al tunnel? Sicuramente sì, gli Stati Uniti hanno saputo muoversi in maniera più rapida rispetto all'Unione Europea, il piano fiscale e anche quello infrastrutturale varati da Biden potranno dare risposte e un impatto positivo sulla crescita già nel breve periodo rispetto al Next Generation EU, che invece avrà conseguenze positive però nel medio periodo. Dalle misure degli Stati Uniti sicuramente ci potrebbero essere effetti benefici anche per il resto del mondo, soprattutto per l'Europa e l'Occidente, e grazie anche ad un rinnovato impegno internazionale dell'amministrazione Biden, che ha proposto iniziative a livello fiscale, come per esempio l'introduzione di una global minimum tax a livello del G20, che potrebbero creare delle condizioni positive per una maggiore cooperazione multilaterale, che vada anche a tamponare e ad affrontare quella possibile aumento di disuguaglianza e povertà. In questo senso l'Italia, essendo presidente in turno del G20, ha una occasione importante per giocare un ruolo da protagonista. È opinione.
l'opinione comune che il Covid abbia aumentato le disuguaglianze. Pensate che in un recente rapporto Oxfam ha detto che le 1000 persone più ricche del mondo hanno recuperato in appena 9 mesi tutte le perdite che avevano accumulato con l'emergenza Covid-19. Invece i più poveri, per riprendersi dalla catastrofe, potrebbero impiegare, pensate, più di 10 anni. Per la prima volta in sostanza in un secolo si potrebbe registrare un aumento delle disuguaglianze economiche in quasi tutti i paesi in modo contemporaneo. Un sondaggio svolto proprio da Oxfam tra 295 economisti in 79 paesi e tra l'altro purtroppo rafforza queste previsioni, con l'87% degli intervistati che si aspetta un aumento o un significativo aumento della disuguaglianza di reddito nel proprio paese, questo proprio a causa della pandemia di Covid-19. Dunque, in assenza di un'azione adeguata e coerente da parte dei governi, la Banca Mondiale prevede inoltre che entro il 2030 oltre 500 milioni di persone in più vivranno in povertà, il che vuol dire che vivranno con un reddito inferiore a $5.50 a giorno. In sostanza, purtroppo, non ci aspettano periodi felici se non interveniamo differentemente. Allora, proprio per parlare di questo, abbiamo con noi Marco De Ponte, che è membro del coordinamento Forum Disuguaglianze. Buon pomeriggio, De Ponte. Buon pomeriggio a voi. Allora, che cosa sta succedendo col Covid? Anche voi avete dei dati così purtroppo catastrofici come quelli di Oxfam? Sì, quello che il Covid sta facendo è magnificare alcune dinamiche che in realtà erano già in corso, quindi al di là di produrre dati che tutti stiamo ancora monitorando, forse vale la pena fare qualche riflessione di fondo sulle dinamiche di medio periodo in corso. Ve ne propongo due o tre. Certo. Una questione, diciamo, che stiamo osservando ormai da anni, insomma, è che la ricchezza e la povertà non tagliano più i paesi poveri rispetto a quelli ricchi, ma tagliano chi ha una libertà sostanziale sostenibile, dice Amartya Sen, e chi non ce l'ha all'interno dei paesi, sia che siano paesi ad alto, medio, basso, reddito pro capite medio, cioè la media non conta più tanto. In ogni paese ci sono ricchi e poveri, i ricchi esistono in India e i poveri esistono negli Stati Uniti. Oltre a questa dinamica che osserviamo ormai da tempo, è importante notare che la ricchezza attira altra ricchezza, non è più tanto il lavoro che produce e genera ricchezza. Queste sono serie storiche, il lavoro più importante è stato fatto da Piketty alcuni anni fa. L'avere capitale di per sé, a prescindere da quello che fai, sia come individuo che anche come paese, ti permette di fare delle scelte sia di fronte agli shock negativi, vedi virus, sia di fronte alle opportunità che chi capitale non ne ha non può fare. E quindi, siccome il capitale si muove attraverso i paesi, chiaramente appunto all'interno dei paesi ci sono i ricchi che diventano sempre più ricchi, i poveri che diventano sempre più poveri. Poi una grande dinamica, diciamo, di medio periodo è che il capitale non si accumula solo in base a quanto e cosa si produce, quale lavoro ci si mette, quindi alle dinamiche di consumo e salari, ma soprattutto in relazione a quali dati si maneggiano, quali conoscenze si governano. Cioè, mi scusi questa cosa? Ma per esempio pensiamo a Bezos e Zuckerberg, e in realtà non producono altro che la gestione di dati che poi rivendono a chi ci fa sopra pubblicità, a chi ci fa ci fa del marketing magari su altri prodotti, però la loro grande capacità è stata quella di prendere dati sfruttando ricerca spesso peraltro pubblica, quindi pagata da tutti noi, per mettere in piedi meccanismi che li mettono in una posizione dominante, perché appunto riutilizzano dati su di noi, le nostre abitudini e interessi, non solo quelli di consumo, ma tutti gli interessi. Stessa cosa che riguarda i dati, per esempio, meccanismi di protezione della proprietà intellettuale, che sono in qualche modo un blocco anche alla produzione, non alla redistribuzione dei vaccini. Quindi, insomma, l'importanza di gestire dati
produce ricchezze enormi e non è più solo, diciamo, lavoro a mezzi di produzione inteso in senso classico. Quindi queste due o tre dinamiche che sono in corso da alcuni anni insomma, hanno cambiato un po' lo scenario e il Covid non ha fatto altro che, diciamo, magnificare queste queste fratture. Senta, mi scusi, io non capisco come ne usciamo, perché oggettivamente i grandi player internazionali, diciamo ONU oppure Organizzazione Mondiale del Commercio, su questo sono assolutamente assenti. Sì, beh, appunto, difatti stavo arrivando alla riflessione su che cosa c'è da fare, diciamo, lo Stato e le aggregazioni di Stati, perché queste organizzazioni che lei ha citato non sono altro che luoghi di mediazione tra Stati, no? Lo Stato non basta sicuramente più che si limiti a redistribuire quello che si mette tutti sullo stesso piatto con le tasse, diciamo, cioè non basta più il welfare per redistribuire ex post, ma deve sempre più tornare a redistribuire, cioè ad avere un ruolo regolatore di tutte queste dinamiche di accumulo della ricchezza, altrimenti si cerca di spostare il mare con un cucchiaino. La questione dei diritti di proprietà intellettuale è paradigmatica e certamente lo Stato fa fatica a fare questo, bisogna, come dire, cambiare un po' la prospettiva. Poi lo Stato dovrebbe provare a controllare di più la ricerca pubblica, molta ricerca è diventata privata, noi nel forum parliamo del modello Ginevra, le cose come il CERN per esempio, cioè la ricerca pubblica che dovrebbe produrre quei dati di cui invece il privato si appropria dovrebbe tornare grazie ad investimenti pubblici a fare, diciamo, a svolgere un ruolo molto importante. Poi certo lo Stato deve anche riallineare le opportunità, cioè deve svolgere quel ruolo di redistribuzione che non è solo orizzontale ma è anche per esempio tra generazioni. Noi abbiamo fatto articolato una proposta sull'eredità universale a tutti i diciottenni con, diciamo, pagata da un'imposta sui vantaggi ricevuti, perché è chiaro che se tu nasci in una famiglia ricca hai quella capacità di fare le scelte che dicevo prima rispetto a shock ed opportunità che chi nasce in una famiglia povera o senza del capitale, una casa molto banalmente, non puoi fare. E sono tante le scelte che attorno a questo ruolo, sia redistributivo che predistributivo dello Stato, si possono fare, cioè non è che, diciamo, la situazione di crescente disuguaglianza sia piovuta dal cielo e non sappiamo come agire. Certamente bisogna essere, diciamo, disposti a cambiare il modo di ragionare che tra la fine del XX secolo e questi 20 anni ci ha portato dove siamo e che il virus ha accentuato. Marco De Ponte, la ringrazio molto. Ricordiamo che abbiamo avuto Marco De Ponte, membro del coordinamento Forum Disuguaglianze. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E allora su questa musica africana, finisce questa seconda parte del mondo alla radio dedicata appunto alle disuguaglianze che purtroppo la pandemia di Covid-19 sta portando con sé. Un saluto da me, ovvero Alessandro Guarasci, ma anche dall'altra parte del vetro, dove ci sono Luciana Fantini e Vincenzo Proto. Un caro cordiale saluto a tutti.